triste, delle famiglie che non accettare di piegarsi a questo scandalo, a questa vergogna, a questo esercizio di muscoli e di forza che serve soltanto a Salvini per smettere di parlare per qualche minuto di quello che è avvenuto con lo scandalo dei soldi che la Lega si è presa dalla Russia e tornare a parlare d'altro, perché non c'è nessuna ragione che sta generando questa vergogna disumana, un apparato di forza incredibile che ci sta costando uno sproposito, probabilmente sta costando più delle possibili soluzioni che potevano essere trovate. Sgomberare Cardinal Capranica non è possibile dichiararlo come un'urgenza, è una scuola del comune occupata da 10 anni e passa. Non c'è motivo che poteva spingere a non aspettare qualche altro tempo, a trovare delle soluzioni concordate con le famiglie, spiegate, che facessero anche dimostrare alle famiglie che si trattava di soluzioni serie, di proposte serie. Qui non c'è niente di serio, qui siamo arrivati al punto che si spendono i soldi, si fa passare questa notte ai bambini, alle famiglie che hanno solo la colpa di essere poveri, di non aver potuto pagare un affitto con i prezzi incredibili che ci sono, con la crisi, con i salari che si abbassano, con le difficoltà e le tribolazioni che conosciamo, non hanno altre colpe e sono stati sgomberati per questo, per la dignità di essersi ripresi un posto, di non essersi rassegnati a un'esistenza sempre più difficile, con la testa abbassata, e quindi rappresentano un po' tutte noi quello che dovremmo fare, tutti e tutte noi, non abbassare la testa, anche se lo scontro è duro, perché per un articolo sul giornale Salvini e company stanno mettendo in piedi tutta questa baracca e questa vergogna, la tensione, gli shock che provocheranno ai bambini, un quartiere preso in ostaggio, militarizzato, libertà negate, di transitare in una piazza dove è stata costruita una zona rossa che non sappiamo bene in base a che cosa è stata determinata, chi può dire chi oggi varca una piazza, vive una piazza di questa città e chi no, questa è una vergogna inaccettabile. Siamo di fronte a una situazione paradossale dove sostanzialmente questa situazione è stata avallata dalle responsabilità enormi, gigantesche del Comune e della Regione, che sapevano di questo sgombero da tempo, che si sono sedute al tavolo col prefetto e col questore, che sapevano il giorno in cui si sarebbe sgomberato, ma non le hanno detto: io fermatevi, troviamo una soluzione, perché è nelle nostre responsabilità. Sappiamo bene che il Comune ha le case, ha i soldi per trovare delle soluzioni, ha centinaia di palazzi che sono vuoti nella città e che potrebbero essere utilizzati ieri come domani per trovare una soluzione alternativa. Anche la Regione ha tanti palazzi vuoti, anche la Regione ha tanti soldi, anche la Regione ha l'ATER che potrebbe trovare delle soluzioni, eppure non l'ha fatto. Tutti quanti concordi nel determinare questo scempio che probabilmente serve a tutti a determinare una situazione in cui Roma non appare più governata. Non so chi rimarrà il cerino di questa vergogna in mano, per me questo cerino ce l'hanno tutti, ce l'ha Salvini e Zingaretti, che hanno pensato che questa catastrofe ricadesse soltanto sulle spalle della Raggi, ce l'ha la Raggi che ha mandato un assessore vergogna, la Baldassarre, a prendere in giro delle famiglie già sotto assedio da ore, che gli ha detto prima di entrare che aveva delle soluzioni e poi entrando gli ha detto che non ce l'aveva più, ha provato soltanto a farle uscire con l'inganno e questi inganno ha dato ancora più determinazione alle famiglie. Questa è una vergogna, si prendono in giro delle persone che vivono questi problemi, che si trovano in queste situazioni, non ne possiamo più, e ora ci prendiamo piazza Mario Salvi, e ora siamo ancora a fianco delle famiglie di Cardinal Capranica, non molliamo oggi e non molleremo domani, di certo le famiglie di Cardinal Capranica non rimarranno senza un tetto sulla testa, e se non sono le istituzioni a trovarlo, ce lo troveremo da soli come abbiamo sempre fatto. Senza paura, e questo è un messaggio che deve parlare una città intera che ormai deve fare questo tutta insieme, perché si sta combattendo per i diritti sociali, è vero, ma si sta combattendo anche per le libertà,
C'è un decreto sicurezza oggi in Parlamento che alimenta proprio queste paure, che restringe spazi, che vuole determinare una situazione di stato d'emergenza permanente in cui i diritti a manifestare, ad esprimersi, a rivendicare i propri diritti, allora vengono negati complessivamente. Noi non possiamo accettare questo. Non è un problema delle famiglie di Cardinal Capranica, è un problema, non è un problema nemmeno di tutti gli spazi, altri spazi occupati della città, che siano abitativi o non, è un problema di questa città e di questo paese intero. Io credo che il coraggio, la determinazione che hanno messo in campo le famiglie di Cardinal Capranica è un gesto che ci richiama a lottare per la libertà e per i diritti che vengono negati a tutte e tutte. Hanno fatto oggi dei gesti importanti e li hanno fatti per questo paese che non può tornare chiuso nella morsa di autoritarismi e chiusure che non sono più tollerabili. Grazie agli abitanti di Cardinal Capranica, adesso insieme a loro dobbiamo continuare a lottare.